ASD Castiglione del Lago, il matrimonio è cosa fatta tra Simeone e San Fatucchio insieme per una realtà calcistica unica in tutto il comprensorio lacustre, con la benedizione del sindaco Matteo Burico durante la presentazione avvenuta a Palazzo della Cornia. Artefici primi della fusione, i due presidenti, Mario Marchetti, che sarà anche il presidente del neonato club, e Renato Sgaravizzi, che sarà invece il responsabile dell'intero settore giovanile. Ma finalmente siamo arrivati, dopo 3 anni di chiacchiere abbiamo portato in fondo quella che sarà una cosa bellissima. Però ci tengo a dirlo, fra le enormi difficoltà che ci sono state e che ci sono anche adesso, perché poi ora che la cosa è compiuta tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, questo è avvenuto grazie anche al rapporto stupendo che ci abbiamo con Renato. Anche stamattina ci siamo sentiti, qualunque cosa ci confrontiamo e poi gli altri possono fare quello che vogliono. Dico bene, Renato? Certo. Allora che fusione sarà? Dunque, appunto questo matrimonio è fatto, è da tanto che eravamo fidanzati, abbiamo voluto capire, voglio dire, prima noi se quello che era possibile fare al meglio, abbiamo sentito anche i parenti e tutti i vicini, ora mi sembra che è arrivato il momento che sia fatto questo matrimonio e quello che avranno da dire l'ascolteremo e se c'è da correggere correggiamo, però noi andiamo avanti con il progetto che abbiamo tutti quanti insieme decisi. Ma fra i due chi è il marito e chi è la moglie? No, vabbè. No, no, noi siamo pari, No, non guarda. siamo pari, grazie a Dio Oggi siamo giorno è pari. anche proibito scriverlo chi è il No, marito no, che è la no, no, moglie, lo no, no, sai, noi, no? no, noi su questo assolutamente non ci avevamo questi problemi. Papà Mario ha detto, mio figlio è cresciuto bene perché faceva tutto quello che diceva l'allenatore. Allora, come uomo, ok, calcisticamente però che cos'è che non hai capito allora? Tante cose, perché evidentemente tante cose non ho capito. Altrimenti forse stavo. Beh, ora è tardi, insomma, in quanto sono già vecchietto, però insomma in eccellenza forse arrivavo, ma non ero in grado, sinceramente. No, è vero, come guida, istruttori rigidi, a volte severi, ma che servono. Ora non voglio fare il filosofo e dire banalità. Ma in un mondo in cui a volte si perdono un po' i valori sull'educazione, il rispetto, regole. Vogliamo che i ragazzi, dai primi calci alla prima squadra, ci sia un filo diretto, un modo per far sì che i ragazzi possano sognare e possano vedere nella prima squadra l'obiettivo. E comunque in questo percorso noi dobbiamo crescere degli uomini, questo è l'elemento fondamentale, è l'elemento che c'è per tutti noi, è da guida nel lavoro che faremo giornalmente, nel lavoro che metteremo in atto con i nostri tecnici qualificati e è il lavoro che ci siamo presi come impegno di portare avanti in questo percorso. Quindi da oggi siamo all'anno zero, oggi si inizia a lavorare e tutti quanti insieme cercando di coinvolgere tutti coloro che in questo progetto ne vogliono far parte. Quindi il bambino è al centro e poi in questo percorso dal bambino si passa all'uomo e credo che sia per tutti noi il motivo e la benzina che potremo mettere in questo motore. Abbiamo scoperto anche che l'ideatore del logo chi è? Il direttore tecnico Fabio Cagiola. No, no, l'ideatore del logo è tutta la comunità nostra che ha sviluppato il logo, penso importante, con una rappresentazione logica. Dico che deve essere il futuro tassativo della società, l'obiettivo prioritario, il target, che i 8 stelle che rappresentano il logo sono gli 8 comuni del comprensorio lacustre. Il sindaco ha detto che è un'operatività importante per tutto Castiglione del Lago. Io sarei quasi di più per tutto il lago Trasimeno, il comprensorio. E l'obiettivo che siamo prefissati noi, scritto a caratteri cubitali, che vogliamo nel giro di 3-4 anni, grazie anche all'avvento del settore giovanile importante di San Fatucchio, grazie naturalmente ai ragazzi che noi andremo a scegliere, tecnici sto parlando, con tesserino, patentati, istruttori, eccetera, eccetera, dovremo trovare naturalmente il bando della matassa e far sì che tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Perciò siamo veramente entusiasti di questo progetto, che è un progetto epocale, come ha detto il sindaco, e rimarchiamo l'obiettivo prioritario di far giocare più gente nel posto, in Serie D magari, più che eccellenza. Abbiamo avuto la conferma che Matteo Burico ha fatto bene a darsi alla politica perché da calciatore, portiere, da sindaco, invece addirittura con la maglia numero 10, vero regista di questa fusione.
Beh sì, oggi è una giornata importante, a parte la mia esperienza da calciatore che è sempre stata negativa, sempre con il numero 12, però è un anno che lo diciamo, quindi è un anno preciso. L'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso, un percorso difficile su cui soprattutto le società credevano, soprattutto Castiglione del Lago, c'erano stati tanti tentativi ma c'era la necessità di questa fusione. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di importante, hanno fatto qualcosa di importante. I protagonisti sono stati le società sportive che hanno creduto in un progetto innanzitutto sociale, unire un settore giovanile con le ambizioni di chi cerca una visibilità e un'importanza dal punto di vista dei risultati in qualche serie importante, con il nome di Castiglione del Lago, beh, questo rende orgoglioso, ovvero certo me, ma tutta la nostra comunità, perché questo progetto è dei castiglionesi, è un progetto che l'amministrazione ha voluto in tutti i modi, noi abbiamo tentato di essere un collettore, adesso loro, questa nuova società sarà il collettore del sociale, dello sport di Castiglione del Lago, quindi grazie veramente chi è riuscito ad arrivare a questo risultato che non era scontato, ma oggi possiamo dire che questa è una vittoria per tutti.